E allora, signori, nuovo video YouTube con un pochino di premiettini. Qualcuno è riuscito ad aprire prima delle 19 del venerdì e qualcun altro appunto si aprirà i picchetti nel campagna misto e ci saranno dentro anche queste doppie icon. Quindi è l'intro sia del video icon sia l'intro dell'altro video, ragazzi, che riguarda i premi. Ma partiamo dalle cose piccole, come direbbe quelli che c'hanno il cazzo piccolo. Katoto, signori. Numero 3. Vamonos, speciali puoi trovare solo un if, pregati trova un if, di più non puoi pregare. Poi, numero 2, signori. Pick numero 2. Oh, una 88, dai, meglio di nulla. Infine, campagna mista 1 di 4, vamonos. Oh, Baldé, questo... Oh, finalmente una roba decente da sto pick. Prendo Baldé, immagino, amico mio. Solo picche e doppi icon, vero? Devo aprire. Vai. E ora doppia icona, signori. Iniziamo da qui. 1, 2, 3, 4. È arrivato il quarto, ragazzi. Gervenio. Allora, spenga lo schermo e andiamo. Shakeratina in giù. Eccolo. Iniziamo da Ignazio Abate. Thunder. Ecco fatto. Se tanto non lo dà mai Nesta, vero? Nesta non lo dà mai. Vado in. Sempre le stesse carte. Da veramente sempre le stesse carte. Divino Jonathan. Calma. Calma. Xabi Alonso. Questa è un'icona Toti, signori. Oh, Filippo Lamiera! Oh, questo carino, eh! Filippo Lam, bene, eh! Oh, buono Lamme! Si gode! E allora ne apriamo un altro, signori. Andiamo a vedere l'altro. Già che abbiamo trovato un iPhone Toti, già sono commosso per quel che ho visto fino ad oggi. Andiamo. Future Stars. Aveva detto Nesta Gattuso lui. Vado in. Mamma mia, Richelme. Richelme si può vedere, sincero. Gary Lineker. Oh. Oh, mio fratello David. Si gode. Bello. A me David casa sempre. È calato un po' di prezzo per tutte le schifezze che hanno combinato. Ma io, David, per me, il mio cuore è sempre su David Beckham. Chi prendiamo? Davide Beckham. Grosso David. Vamos. 3, 2, 1. Vamonos. Andiamo a vedere. Quattro picchettini, signore e signori. Partiamo da Gervinho, dai. Il primo è... Oh, Yashin! Che in un account normale sarebbe una sculata. Jonathan da ultimo. Future Stars, Revaudo! E poi, sotto Ignazio. Laudrup. E sotto Divino. Miro Klose, signori. Ma ne abbiamo altre 4. Penso che prenderemo Yashin. Ok, accanto a Yashin... Tac, tac, tac. La seconda. Shakeratina, vamonos. E riandiamo qua. Anzi, no, partiamo da Ignazio, vai. Madonna, Nesta incredibile, esce sempre. Vado in. Icon Toti, questa la apriamo dopo. Ricordiamoci che lui c'ha R9, eh. E Ham. David Beckham, bellissimo. Calma. Ivan Gennaro Gattuso e qui sotto, ragazzi. Ah, Gianfranchino Zola. Poteva andare meglio. Poteva andare. Ti direi David Beckham a sto punto. Ti direi David Beckham. Iconcina di fine season, signori e signori. Ce la buttiamo anche questa. Allora, spenga pure lo schermo. Le metto al GOAT. E no, non sto parlando di Davide Calabria, ma di questo Messi.
Vamos. Allora, R3. Vai. Fisico 86, 89 di difesa, 80 dribbling, 86 passaggi, 87 tiro. Ronald Koeman. 87, 87, 80, 77, 50, 82. Machelele. Belli, però. Portierone Rudy. Bella però l'icona. L'icon di fine season, bella, eh. Iconcina, signori. Vi sfoderiamo i campioncini. Tac, 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 tac. 1, 2, 3 e 4. Scegheratina, vamos. Allora, partiamo da Cervigno. Van Nistelrooy, Bergkamp. Madre mia, madre mia. Oh, Garrincha. Questo non è manco male, sincero. Si chiude con Müller. Garrincha 5 stelle skill o Müller? Oh, si gode Lori. Garrincha ci sta, bel rompicoglioni. Ok, vamo. Oh, Garrincha carino. Era un po' lento l'unica cosa, però 90 ha cominciato un po' di velocità. Però una rottura di palle. Sempre noioso lui. Ora vedi, perché purtroppo c'è un PS Plus solo, se ce n'avesse avuto un altro. Sì, però quel Müller era un po' passato, poi lui è uno che schillicchia pure ogni tanto. Cioè non è che sia chissà che cosa, però è qualcosa fondamentalmente. Devil Eyes. E allora, signori, andiamo con livello 3 di mio fratello Cree, triggerato come la merda, ma come tutti del resto. Pick numero 1, ragazzi, vamonos. Oh, un if, che non è po'. Poi pick numero 2. Karimme. Bene così, bene. Ore, oh, bene, ragazzi, premiettini. Oh, ma che scherzi. Che bellezza. Oh, Rudy Feller o Pedro Porro? Porro è giocabile, Feller è Niros, però scelgo io, Pedro Porro per me è meglio. Ed infine, scegheratina in giù, scegheratina in su. Orban. No! Orban, perché Politano bello, perché sei napoletano, però... Andiamo, pacchettini. Triple 85, doppio 85. Questo glielo tengo direttamente per l'anno. Glieli apro. Ok, pacco giocatori Harry Maxi. Oberdorf. Oberdorf. Vai su, su. E il resto tanto non gli serve. Poi, pacco da 25. If Inghilterra TD. Ah, questo chi è? Ah no, è Trippier if. Dai, oh, lo piglio volentieri. Dai, oh, già 5 if. Ok, questi conviene quasi tenerteli. Su, il resto è totalmente inutile. E si scarta, quindi ultimi due, giusto? Nulla. Oh, Rodri. Oh, gli sta dando solo walkout. Calma. Su, su. Se non altro, bene per quello che poi effettivamente c'è all'interno dei pacchetti. Italia, portiere, Gigio. Buono, buono Gigio. Se ce ne dai due dentro. Non uno solo. Vabbè, ce lo prendiamo, dai, manco male. Manco male. E ti ringrazio per il contenuto, Cri. E allora ragazzi, iconcina 1 di 4.
questa volta i picchi che servono sono 4. Non so voi quanti ne vedrete, mi sa che su TikTok ne vedrete 3. Solita icona, solite cose, stavolta però il pick è a 4, ragazzi. Quindi Abate, Pavin, Jonathan e Cervigno ci serviranno per vedere chi sono le carte in questione. Allora, iniziamo, andiamo in ordine. Iniziamo da buon Ignazio Abate, numero 1. Future Stars, 78 e 7. Pavel mezzo, primiero mezzo illuso. Sotto Padoin, signori. Sotto Padoin, andiamo a vedere. Altra future. Ce l'ho, mi ricordo. Gervinho, che non so se lo vedrete su TikTok. Close, quindi è stato un bene che non l'abbiate visto. Infine sotto Jonathan, dai, bella icon Toti, su, forza. Da quest'altro lato. Cambiano le icone, ragazzi, ma fanno sempre schifo. Cosa avete trovato voi? Scrivetelo nei commenti. E allora, ragazzi belli, i miei premi VL. Sì, la VL peggiore. Questa è veramente la VL peggiore dell'anno. Prima dei TOTS ho avuto 3 disconnessioni. Non mi è saltata la linea di casa. Quindi o PSN o EA Sports. Vado ad aprire. Ho fatto 14 all'ultima. È stata una sofferenza sto gioco sta settimana. Oh, almeno abbiamo trovato un Allison. Calma, fermi tutti. Pick numero 3, ragazzi. Andiamo. Pulisic. Però if a dire la verità ne ho. Preferisco prendermi una carta 89. Ed infine questo picchettino numero 2. Vamos. Andiamo. Handler. Almeno ci ha dato degli overall. 89, 89, 88. Pick campagna misto. Qui non ho speranze. Sempre gli stessi. Sempre veramente le stesse cose escono. Kane che diventerà una splendida SBC, ragazzi. Ora ho qualche pacchetto conservato perché li apro solo per farci il video. Sti premi VL. Altro, ho finito la season. Quindi tutti sti punti li do in bocca. Vado a vedere quello che riguarda i pacchetti da aprire. E sono il triplo 85 come sempre. Poi ci dovrebbe essere il Rari Maxi e l'Ultimate. Esattamente, Rari Maxi, ragazzi. Resto poi ci apriremo tutto in una live lunga, appunto il venerdì sera che usciranno i TOTS live. Avete già visto qualche cartina. Ci apriremo tutto direttamente poi in quel momento là. Anche perché di trovare Koki 84 da un pacco che costa di base 20 euro, non è proprio una di quelle cose che io spero nella vita e lo auguro a nessuno. Vediamo dall'Ultimate, che costa invece 25 euro, che cosa ci offrirà questo splendido gioco. Allora, andiamo. Andiamo. Dov'è il pacco? Sparito. Morto il mio pacchetto. Ma dov'è? È sparito il pacco, ragazzi. Andiamo avanti. Ah, eccolo. Non c'era prima, non si caricava. Oh, nemmeno if. A parte abbiamo solo 850 if e ci ho sempre da trovarne uno, ma questa è un'altra storia. Pacco da 25 euro, calma, calma. Gabriel, 84, signori, 25 euro. Poi si lamentano che la gente gli smette il gioco a ottobre. E fa anche bene, giustamente, e fa anche bene. Poi, altro picchettino, signore, pacchettino, l'ultimo, un triplo 85, da cui troveremo Modric, Sauerbrunn e Toni Kroos. Dai. Inghilterra, bronze. Herbs, calma. Io mi sono fatto questa settimana il fegato amaro per questa roba qua, ragazzi. Vabbè, ascoltatemi, ci giocate a FIFA. Ci giocate a FIFA. Signori, sorpresa, giocatore a scelta mista. Ebbene sì, ci sono tutte le promo da inizio anno, ma soprattutto guardate quella percentuale, signori. C'è un meno 1% di trovare un Toti. Non succede, ma se succede, e quindi noi, salvone, questo pacchetto, con questo pick, droppa, andiamo a vedere che c'è sotto. Esce un Toti, piango, urlo, faccio cose di disperazione collettiva. Oh, però, ma c'eri bene, oh, ma c'eri bene, la fillo, ma c'eri, guarda che carta, guarda che cartina, signore, e voi l'avete aperto? Se scrivete nei commenti, vi trovo tutto. Un Toti vi vengo a prendere a casa. Nuovo video YouTube, ragazzi. La VL che conta meno dell'anno, quella pre-TOTS. Ma mio fratello Josh, che è tornato all'ovile, signori, ci porta, dopo un mese che non giocava, problemi con la play, livello 3. E lo accettiamo, gli vogliamo bene. E quindi, 3 picchettini più 2 campaign. Iniziamo dal primo, ragazzi. Vamonos. Ok, Oberdorf. Poi ce l'hai una carina cortesemente?
Ho già preso Grealish, se non mi sbaglio. Tocca pigliare il mago di Mallorca. E andiamo. Scicheratina, pick numero uno. Politano? Chi prendo? Politanos? Anche perché Pasquaro fa schifar cazzo. Cioè, o meglio, se era una carta uomo, ma non per disparità o che cosa. Proprio per un fattore di se Pasquaro... Poi neanche uomo, se fosse stata una carta alla Renard, magari. 1,88-1,85, allora avrei detto bene, però troppo piccolina. Oh, mio fratello Rico Lewis! O vuoi prendere Diakité in onore di Modibo Diakité? Visto che sei laziale. Ciao, Sam! Chi glielo dice a Sam, ragazzi, che io sto registrando video YouTube? Ti ho salutato solo... Ma Diakité davvero devo prendere? Devo prendere Diakité per davvero? Che uomo, raga, anche se è forte davvero. Questo può giocare pure DC, ragazzi, al di là delle cavolate. Gioca DC questo signore qua. Vai tranquillo, Sam, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Quindi, ragazzi, su YouTube sapete. Se, appunto, ho dovuto interrompere il... Cioè, interrompere, ho interrotto questo YouTube. La colpa è di Sam, si chiama Edo Bovegot. Capite che ragazza ha delle difficoltà, ho dovuto salutarlo. E allora... Pedro Meñan. Allora, su. E scarta il resto. Aspetta però. Ah, ok. Ultimo pacchetto. L'ultimate. Il più ambito, signori. Sarà mid o sarà Bukayo Saka? Sotto Bukayo Saka? Chi è De Jong? Ah, no, è Odegaard. Ah, fra compagni di squadra. Vediamo, diamo il potere della gradata 10. Il potere della gradata 10, forza. L'altro utilizzata nel video YouTube che ho montato poc'anzi. Andiamo a vedere sotto, magari nascosta. C'è cazzo, nascosta. Su. E poi mi sa il resto non c'è nulla. Vai, arrivederci. Godo, scartato Fran Garcia. Nel frattempo io vengo picchiato da un gatto. Doppio 85 più, signori. Pensate sia facile fare lo streamer nel mio canale. Io ti ho fanzato su Twitch, così lo scoprite. Oberdorf. Oh, doppio walkout, qua si gode. Che bella maglia. Che bella sta maglia, signori. Modric e Oberdorf. Sotto Modric e Oberdorf. Ultimo pacchettino, signori. Andiamo a vedere che c'è sotto. E allora il triplo 85. 3, 2, 1. Gatto, ti do un strogatto. Ti stacco una zampa e te la metto nel culo. La bulla, signori. La bull, potevano andare meglio, anche peggio. Andiamo, ragazzi. Iconcina del fine pass. Siamo arrivati a livello 40. Voi direte, ma come a livello 40? Ragazzi, ho tryhardato e sono arrivato appunto a livello 40. Quindi ce l'andiamo a stuccheggiare tutti insieme. Uno di tre, appunto, icona centurione. Io, du, sincero, non mi viene in mente cosa possa essere. Thunder GE, sincero, sono in difficoltà con G, però vi so dire che ci sono le icon Toti dentro e questo può bastare. Come sempre noi, che cosa andremo a fare, ragazzi? Attiviamo i nostri tre ragazzoni e diciamo, Salvone, droppa l'icona di fine pass livello 40. Andiamo a vedere, ragazzi. Pam, pam. E allora, andiamo subito su Abate, il primo, Ignazio Abate. Veron, ecco, ho capito qual era una di quelle icone lì. Madre di Dio. Pires sempre, oh. Pires sempre. Ed infine. Voglio piangere. Ragazzi, a voi com'è andata? Questo video atipico, ragazzi. Mix tra premi VL e iconcine. Andiamo a vedere i quattro picchettini. Come sempre. 3, 2, 1. Vamonos.
Andiamo a vedere. Iniziamo con Ignazio Abode. Comunque incredibile, ne sta veramente... Siamo fuori dalla normalità. Poi... Gary Lineker. Oh, yuppie. Padoin. Madre di Dio. No, ma non è vero. Comunque... Pippuzzo, cioè penso abbia l'account più... A te Toz deve droppare al mondo, perché un account sfigato così non l'ho mai visto. Mentre con voi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Lasciate appunto, belli miei, un cuoricione e scrivetemi nei commenti cosa avete trovato voi dalle vostre concine. Vi aspetto.